sono umidi, giù dalle brande, umidoni, forza e coraggio. I veri milanisti si alzano anche se siamo umidi. Umidi perché? Perché è una settimana e mezza che piove e non ce la si fa più. Adesso sembrava, quando ho iniziato il video, che stava dando un po' di tregua. In realtà sta ricominciando le goccioline, il mortaccio, di nuovo le goccioline, ricomincia di nuovo a piovere e andrà avanti ancora per 10 giorni. Eh sì, ormai nel sangue circola solo pura acqua, eh? Ormai le ossa le possiamo strizzare, talmente c'è umidità. Ma è così, questo è il tempo, sta arrivando marzo, come si diceva, marzo pazzo, no? Che piange, ride. Stamattina c'ho anche la vena poetica, vabbè. Lasciam perder, i fiumi sono pieni, vabbè. Detto ciò, dopo questa bella questo bel preludio meteorologico, bene, parliamo di Milan, ovviamente, ragazzi, parliamo di Milan. Vi chiedo, come sempre, se avete voglia, ma solo se avete voglia, di iscrivervi al canale, mettere un pollicione in su, commentare e attivare la campanellina. Ho intenzione poi la settimana prossima di prendere diversi commenti, magari quelli più gettonati, e cominciare a rispondere anche ai commenti, perché ho questa idea, mi sta balenando questa idea che mi piace, non mi dispiace, anche perché è un po' di tempo che non faccio live, ma ho intenzione di ricominciare. Voglio fare live, a me piace fare le live, sono già d'accordo con i ragazzi della 104, loro aspettano solo il via per cominciare e dobbiamo farli. Magari tirerò in mezzo anche l'amico Francesco, il direttore di Calcio Style, vediamo, insomma, tiriamo su, però deve partire subito questa cosa. Voglio farla partire già o questa settimana o al massimo lunedì prossimo, quindi stay tuned, state sul pezzo, perché ripartiamo con le live di Milan, di calcio, insomma, in generale. La copertina è emblematica, no? La copertina di oggi, perché? Perché comunque si parla veramente della possibilità di un giocatore gobbo di venire al Milan. Adesso ne parliamo subito, anzi ne parliamo in questo momento, nel senso che comunque il Milan deve fare, sicuramente a giugno farà delle operazioni di mercato importanti, ci saranno dei grossi movimenti all'interno del Milan che coinvolgeranno secondo me un po' tutto, dallo staff fino ai giocatori. Chiaro che se il Milan vuol fare un po' di player trading, vuol tirare su qualche soldino, ahimè, mi spiace dirvelo, ma i giocatori più papabili sono sicuramente Maignan, Theo Hernandez, virgola, Leao. Questi tre sono, ragazzi, sono quelli che porterebbero nelle casse rossonere più soldi in assoluto. Partendo da Maignan, c'è un discorso particolare, nel senso, comunque è un giocatore molto gettonato in questo momento, ovviamente si sa, un fortissimo portiere ed è appetito da tante squadre, sia lui che Theo Hernandez hanno un contratto in scadenza del 2026. Maignan, ci sono un po' di difficoltà a diverso tempo per il rinnovo, questo è chiaro a tutti, nel senso, non sta rinnovando, vuole cifre abbastanza importanti, come è giusto che sia, ragazzi miei. Maignan non può pretendere, cioè non può, ma neanche Theo, ma neanche Leao, volendo vedere le cifre che diamo in Italia, sono ben lontane da quelle che propongono e che offrono all'estero, ragazzi, quindi è veramente facile allettare un giocatore con uno stipendio più alto. Qui parliamo che fuori dall'Italia, nei campionati più importanti, principali, danno almeno il doppio, ragazzi, di quello che prendo. Un Maignan prenderebbe tranquillamente 10-11 milioni, un Theo Hernandez idem, un Leao non ne parliamo anche lui, cioè in questo momento Maignan deve rinnovare il suo contratto per passare a 4,5-5, per dirvi, mentre lui chiede 9, cioè siamo distanza ancora importante. Theo Hernandez prende 4 e il Milan vuole blindarlo mettendolo a 5 più bonus, cioè sono cifre importanti per noi, ragazzi, ma per l'estero sono cifre ridicole. E qui veramente, se rimani, è perché ami davvero la maglia che indossi, perché ti piace, insomma, stare dove sei, più che altro, stai bene dove sei, ti sei creato il tuo ambiente. Idem per Leao, Leao probabilmente resta anche perché sa che un pochino può fare un po' quello che gli pare, parliamo senza peli sulla lingua, ragazzi, Leao al Milan sa che può fare un po' come gli pare, infatti è coinvolto fra musica, presentazione di libri, cose varie. Non so se al di fuori dall'Italia riuscirebbe a fare tutto questo, sinceramente, in una Premier, in un campionato magari al PSG,
non lo so, però comunque qua al Milan hanno più agio di muoversi, sono più liberi, insomma. Però non è questo il punto, non è questo il fulcro. Il discorso è che Magnan sta facendo fatica a rinnovare, Theo secondo me, ma neanche più di tanto. Leao andrebbe via per una cifra molto importante, parliamo di 175 milioni che è la clausola rescissoria, ma anche fossero 130-140 non è che ci sputiamo sopra, sarebbe comunque una cifra abbastanza importante. Se dovesse mai partire Theo, ma non credo, il Milan avrebbe già in mente un'idea che è quella di Kadioglu del Fenerbahce. Ottimo terzino, niente da dire, e ci sarebbe tutto. Poi Theo 100 milioni anche lui, ragazzi, non sono briscolotti, eh? Perché questa è la cifra che ha fatto il Milan. Il Milan ha detto, Theo per noi vale 100 milioni. Lo vuoi? Sono 100 milioni, punto. Non vuoi spendere 100 milioni? Non te lo do. Quindi Theo parte per 100 milioni, punto, fine. E il Milan potrebbe studiarlo con quello. Nel caso di Magnon, l'obiettivo lo sappiamo già un po' di tempo, ne abbiamo parlato diverse volte, sarebbe quello di Di Gregorio del Monza, buon portiere, italiano, tutto quello che volete. E arriva qui poi la notizia che se mai dovesse partire Leao, la notizia arriva dalla Juve. Perché? Perché praticamente ci sarebbe un giocatore che già è un po' nel turbinio delle critiche anche alla stessa Juve, parliamo di Federico Chiesa che scadenza del contratto 2025, quindi giugno 2024, a un anno di distanza, si potrebbe davvero fare l'affare con la Juve e portarlo via per una cifra che è intorno ai 30 milioni di euro. Ottimo, scusate l'addrizzo dopo le fosse. 30 milioni di euro, il suo valore del cartellino oggi come oggi si aggira intorno ai 50 milioni, non ha un buon rapporto in casa Juve, c'è un discorso da fare che riguarda appunto proprio Allegri, Chiesa, eccetera eccetera. Pensate voi che si parla addirittura o via Allegri o via Chiesa, cioè siamo a questi livelli. Io ora non conosco le dinamiche della Juve, ma so per certo che non c'è molta bontà, molta simpatia nei confronti anche di Chiesa, viene un pochino preso di mira anche per le sue prestazioni che spesso non sono eccesse. Quindi il Milan avrebbe questa idea, quindi Federico Chiesa al Milan e Leao dovunque voglia andare, no? Sinceramente, sembra la canzone di Analia, non mi esalta come opzione. Secondo me, no, non mi piace proprio. Sinceramente, l'idea di Federico Chiesa, secondo me, un po' è il classico giocatore che si siede su quello che ha. E ne abbiamo già qualcuno così. Pensate voi, se viene Chiesa al Milan, sapendo che comunque un ambiente un pochino più rilassato, che può fare un po' quello che gli pare, nel senso può prenderla con tranquillità, cosa può, se in un ambiente come la Juve, che notoriamente è molto più tosto, secondo me, al Milan potrebbe creare dei problemi. Io questo è il sunto, secondo me Milan Chiesa potrebbe creare problemi, non lo voglio, non mi piace sinceramente. Poi è chiaro che io non scegliete neanche voi, però a quanto pare, a quanto dicono queste voci esperte di calciomercato, giornalisti e anche detti ai lavori, Chiesa potrebbe essere un'opzione papabile, proprio anche per il prezzo è irrisorio, diciamo tra virgolette, no, rispetto ai 50, proprio per il fatto che il contratto poi scade dopo un anno. Andrebbe bene per il fatto che conosce bene il campionato italiano, è nato in Italia, è cresciuto in Italia, è italiano, eccetera eccetera, quindi sarebbe un vantaggio in più. Però io in questo momento, ve lo dico sinceramente, con tutti i pro e contro, mi tengo Leao 100 volte, ma proprio 1000, non 100, 10.000, eh? 10.000, nonostante spesso in ciabatte, però due spanne sopra proprio la maggior parte dei giocatori che sono in Italia. Se solo giocasse sempre come l'ultima partita, se solo giocasse come contro l'Atalanta sempre, mannaggia, mi mordo le mani, sarebbe un giocatore da farti brillare sempre gli occhi, no? Da fargli sempre la standing ovation ogni volta. Però lui è così, lui ha deciso che nelle partite che non gli interessano va in ciabatte 70 minuti e poi si accende per 20.
Però è questo, è così, speriamo che migliori, speriamo che la testa cambi e che decida di essere sempre più costante a parte gli scherzi, perché a noi serve un Leao che rimanga acceso durante la partita, perché poi come vedete fa dei numeri sorprendenti, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi siete d'accordo o meno di avere un Gobbo in squadra, o meglio, il Federico Chiesa. Io intanto vi auguro buon proseguimento di giornata, sempre, comunque, ovunque, forza Milan. Noi ci sentiamo come sempre più tardi e adieu!